Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi andremo a vedere come si collegano le batterie in serie o in parallelo. Questa ragazzi è una 26650 da 5333 mAh. Il discorso ovviamente vale per tutte le batterie, per tutte le celle, sia litio che normali, attenzione, quelle ricaricabili, quelle usa e getta, eccetera, eccetera. Però a me piacciono tantissimo le 18650, tipo queste, perfetto. Perciò come fare la connessione serie e parallelo? Allora, le celle per esempio 18650 hanno un polo, o meglio, tutte le batterie hanno un polo positivo. La cella è composta così, è un rettangolino che ha una parte positiva, questa, positivo, perfetto, e poi tutta la scocca, tutta, proprio tutta la scocca come vedi, tutta questa, questa e qua dietro è negativo, solo questo sopra, solo questo, ok, è positivo, perfetto, questo è negativo, tutta negativo, perfetto. Come fare per esempio un pacco batterie da 12 volt con celle 18650? Per fare un pacco batterie 12 volt dobbiamo usare tre celle, ragazzi, tre celle in serie. Come? Così, una, due e tre. Qui abbiamo polo positivo, per esempio, e qui abbiamo polo negativo. E qui abbiamo positivo e qua abbiamo negativo. Qua abbiamo positivo, qua abbiamo negativo, positivo, negativo, ragazzi. Questo è un semplice circuito con batterie connesse in serie. La tensione delle Li-ion, come queste, è di 3,4,2 volt massimo quando sono massimo cariche. Perfetto. Questo vuol dire che tre celle in serie fanno 3. Uguale 12,6 volt massimo quando carico al massimo, oppure 9 volt minimo. Sotto questo valore le celle si possono danneggiare, sopra questo valore sei in overcharger, perciò possono esplodere. Per fare un pacco batterie litio, a differenza di pacchi batterie standard con batterie normali non litio, si necessita di fare molta attenzione, ragazzi, perché le litio sono pericolose. Cosa ci viene in aiuto? Ci viene in aiuto la BMS. La BMS cos'è? È una scheda elettronica, si chiama così perché appunto BMS, Balance Manager System. Cosa fa? La BMS bilancia la carica di ogni cella connessa in serie. E come va connessa una BMS? Intanto disegniamo una BMS, perfetto. La BMS ha un polo che è il negativo totale, un polo che è il 3,7, un altro polo che è il 7,2, un altro polo che è il 12,6 e poi ovviamente ti deve dare positivo e negativo totale. Ok, perfetto. E allora andiamo a connettere la BMS. Utilizziamo questo, perciò negativo 0 volt va qui. Questo è il 0 volt, 0 volt, perfetto. 3,7 dove va? Qui, ragazzi. Qui c'è il 3,7. Qui 3,7, perfetto. 7,2 dove? Qui tra una e l'altra. 7,2 e 12,6 va qui.
Perfetto, 12,6, perché ovviamente le tensioni si sommano ragazzi miei, si sommano. E potevo anche fare 4,2, 8,4. Per quanto riguarda l'uscita della BMS, va polo positivo qui e un polo negativo. Questa BMS che ho disegnato è una BMS, diciamo, con una sola porta, perciò porta comune. Io qui posso mettere sia il caricabatterie, ok, che posso dare l'uscita, perciò alimentare una luce, un motore, qualsiasi cosa voglio. E il sistema vale anche per pacchi batterie differenti, per esempio 24 volt, 48 volt, 60 volt, 70 volt, 100 volt, tutto sta al numero di celle connesse in serie. Poi ovviamente ragazzi si sa che messe in parallelo, mettendo in parallelo le celle, si aumentano gli ampere. O meglio, si aumenta la capacità del pacco batterie, ma anche la corrente di spunto di quel pacco batterie. Comunque, questo lo vedremo più avanti. Sotto in descrizione trovi il mio corso Power Wire Maker o Battery Maker. Se vuoi studiare bene questa tecnologia, sei ufficialmente invitato ad accedere al mio webinar Battery Maker. Battery Maker. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Ciao e al prossimo video.